Diceva il monaco Padre Albino Candido, la preghiera di ieri e di oggi rimane nel presente di Dio, è sempre presente a Lui, perché Lui è il presente eterno. Dio ha presente ogni forma di preghiera che gli abbiamo espresso sin dall'infanzia. Non ha dimenticato nulla di noi. Egli conosce ogni istante della nostra storia personale e comprende in profondità anche la qualità della nostra preghiera passata e presente, e persino quella futura non ancora espressa. Ecco perché ci esorta a non sprecare tante parole con Lui mentre preghiamo, perché Egli sa molto bene di che cosa abbiamo bisogno prima ancora che glielo chiediamo. Ma a Lui piace il balbettio delle sue creature, anche se non sanno nemmeno come domandare efficacemente. In effetti conosciamo ben poco di Dio. Pensiamo erroneamente che si sia dimenticato della nostra vita passata. Invece è presente tutto, le nostre fragilità, i nostri pentimenti, le ricadute, le gioie, i dolori, le nostre suppliche, eccetera. Egli non si dimentica mai di noi. Dobbiamo imprimercelo nella mente e nel cuore. Quindi è giusto che cerchiamo di corrispondere al suo amore ricordandoci di lui, anche se ci riteniamo giustamente indegni, perché peccatori.